Che la stazione di Trento abbia diversi problemi, beh, quello è innegabile. Manca però alla struttura un deposito bagagli che dovrebbe essere invece indispensabile per chiunque. E allora Gianni Gravante, un commerciante della zona, ha avuto un'idea. Vediamo quale nel servizio. Il problema c'è e si protrae da anni. La stazione dei treni di Trento non ha un deposito bagagli. Chi deve fare tappa in città per qualche ora senza alloggiare in una struttura non può dunque lasciare le sue valigie in sicurezza da nessuna parte. Qualche anno fa si tentò senza successo con un servizio automatizzato. Per lo più i visitatori temporanei chiedevano un favore a qualche barista o ristoratore della zona, ma oltre ad essere una soluzione decisamente non strutturata né organizzata, quest'ora va contro ogni normativa antiterrorismo. L'idea è venuta allora a Gianni Gravante, titolare di un negozio di souvenir nella vicinissima stazione degli autobus. In accordo con Trentino Trasporti, sfruttando questi box altrimenti inutilizzati, Gravante offre un deposito bagagli giornaliero al prezzo di 5 euro. In un box possono stare anche due o tre valigie. Dovrebbero ringraziarmi innanzitutto quelli dei musei, perché il museo è il più gettonato, il Castello del Buon Consiglio, la Piazza del Duomo e tutto il centro storico, perché ovviamente chi deposita dei bagagli poi ha tutta l'intenzione di andare a visitare il centro storico, cose che altrimenti non potrebbe fare, perché immaginate un po' gli stranieri che arrivano, perché ormai devo dire anche questo, la stragrande maggioranza di coloro i quali vengono a trovarci sono o stranieri oppure gente da fuori di Trento. Quindi con tutti i bagagli e quant'altro non riuscivano ad andare in giro. Così facendo, in qualche maniera, come si dice, si agevola il turismo anche con queste piccole cose. Un'iniziativa che copre solo in parte una delle tante falle di una stazione ormai vetusta. Sponsorizzata con un cartello al di fuori dell'esercizio, per Gravante non è fonte di guadagni, ma un modo per offrire un servizio e per richiamare qualche cliente in più in un momento decisamente non facile. Questo bagagli è a costo zero, cioè a utile zero, in pratica è soltanto un lavoro e basta. Per quanto riguarda invece il resto, come diceva lei giustamente, chi entra in negozio ha la possibilità di poterlo vedere, quindi valorizziamo i prodotti e cerchiamo di fare del business con l'aria che tira tutto quello che entra e tutto di guadagnato.